Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo tutorial. Oggi vedremo come visualizzare su Instagram un'immagine di profilo a risoluzione originale, quindi a grandezza massima. La prima cosa che dovete fare è andare sull'applicazione di Instagram e collegarvi sul profilo della persona interessata. Cliccate i tre pallini in alto a destra e cliccate poi copia URL profilo. Dopodiché recatevi sul browser di vostra fiducia, quindi Chrome, Safari. Firefox, qualunque cosa, e incollate l'URL che avete appena copiato. Se siete su PC e quindi non potete copiare l'URL dall'applicazione, eh, potete anche tranquillamente andare su Instagram.com e accedere, e poi fare una semplice ricerca. Come vedete, tra l'altro, poi qua la ricerca me la fa fare anche senza aver fatto l'accesso. Però, in realtà, poi, se, se io mi collego a Instagram.com non posso ricercare senza prima fare l'accesso, è un po' una cosa contorta, però è così. In ogni caso. Dovete fare una cosa semplicissima a questo punto, ma che avrà un piccolo trucchetto che adesso vi farò vedere. Se cliccate col tasto destro sull'immagine di profilo e poi cliccate apri immagine in un'altra scheda, vi si aprirà in questa nuova scheda l'immagine di profilo a grandezza eh, compressa. Vedete che è molto pixellosa. Il trucchetto che dicevo prima, dove sta? Praticamente nell'URL dell'immagine avete questa piccola stringa S150x150. Che sarebbe la risoluzione quindi questa foto qua in questo momento è a 150 pixel x 150 pixel ed è la risoluzione alla quale Instagram ve la fa vedere quando state navigando nell'applicazione per poterla vedere a grandezza originale, eliminate questa stringa qua e premete invio. E come vedete, avete l'immagine di profilo originale. Questa è l'immagine caricata. Direttamente dal gestore del profilo sulla quale posso zoomare eh, al massimo e non si sgranerà. A questo punto, per salvarla, basta Tasto destro, salva immagine e insomma la salvate sul vostro dispositivo. Instagram fa visualizzare le immagini in maniera ridotta non succede soltanto per le immagini di profilo, ma anche per le immagini queste qua, per fare sprecare meno dati all'utente, insomma, anche per far sprecare meno risorse, proprio del telefono o dell'iPad o del qualunque roba state usando perché è, sono comunque foto e quindi le foto pesano un pochino, perciò lo fanno per insomma, tutelare l'utente, però se voi volete andare a vedere un'immagine a grandezza originale, un'immagine di profilo a grandezza originale, dovete seguire quello che vi ho appena detto. Perfetto, io direi che per questo video è tutto, spero di essere stato molto chiaro, se avete domande nei commenti iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!